scritti, l'attesa per gli orali, le prime sensazioni dopo le prove degli studenti e le studentesse dell'Istituto dell'Isis Foresi di Portoferraio che stanno sostenendo gli esami di maturità. Gaetano Dauria li ha ripresi e intervistati, ha immortalato un momento che rimarrà indelebile nella memoria dei maturandi. Preparati, sicuri, certo con un po' d'ansia, ma certi che il percorso sia andato bene e consapevoli delle loro capacità. Li vediamo nel servizio. E alla prima prova ho scelto la tipologia B1 sulla guerra fredda, è andata bene. La seconda di cosa hai parlato? Ho fatto un riferimento all'ONU, ho parlato dell'articolo 36 sul lavoro che deve garantire una vita dignitosa. Gli orali sono il secondo, sono martedì e spero mi capiti un buon collegamento. E per la prima prova ho scelto l'elogio dell'imperfezione di Vitale Montalcini. Per la seconda prova era un testo unico su diritto e economia, più puntata sull'assetto economico, infatti c'era una traccia sul lo stato, diciamo, di benessere, prodotto interno lordo, ISU e BES. È andata bene? È andata bene? È questo scritto. Sì, insomma. Io la traccia A1 di Ungaretti. Economia è stata tosta. Oh, e gli orali? Gli orali io ce l'ho l'uno. Anch'io. Uno doppio. Perché siamo una dopo l'altra. Alla prima prova, quindi lo scritto di italiano, ho scelto la B1 che parlava della guerra fredda. Bene, secondo me ho fatto 6,5. Oggi ne ho fatte 5. Tutto bene? Tutto bene. Brava. Gli orali quando ce l'hai? Gli orali ce l'ho mercoledì mattina, sono la prima della giornata alle 8. Ho scelto la tipologia B3 che parlava di arte e cultura, in particolare del silenzio. Mentre oggi, vabbè, la scelta era una sola. Poi nelle domande specifiche di diritto io ho parlato del PIL e della differenza tra crescita economica e sviluppo sociale. Il venerdì vediamo i risultati, non penso sia andata male. Gli orali, l'ultimo giorno, il 4 luglio, e anche lì vediamo, spero bene. Arriviamo a 100? A 100 no, però un puntiamo buon, un po' in alto. Una dopo l'altra. Revisioni? Arriveremo a 100? No. Vabbè, però ci andiamo vicini, dai.